Cari amiche e cari amici, ben ritrovate nella mia umile dimora. È giunto il momento dell'ultimo acquisto appena fatto, diciamo, in edicola oggi pomeriggio, e cioè il Classic Zagor. Siamo arrivati al numero 4 di questa ristampa cronologica, interamente a colori, il cui titolo è Lotta sul fiume. Questa è la costina e la quarta di copertina con l'anticipazione del prossimo numero. Il prossimo numero, il cui titolo sarà La Valle Proibita. Ecco qua. Ma concentriamoci invece sul numero attuale, cioè questa lotta sul fiume. A partire dalla cover di Gallieno Ferri. Ah, a dire la verità, non solo la cover, ma anche i testi sono di Gallieno Ferri. Di questa vicenda ne parla anche Burattini nella seconda di copertina in questa rubrica in cui che vi invito a leggere ovviamente perché come sempre diciamo la parte probabilmente più interessante del fumetto oltre alle tavole anche perché non ci sono tante altre parti perché là diciamo il contenuto è molto scarno. Adesso vi spiegherò perché secondo me è scarso. Comunque, la cover di Gallieno Ferri, che a dirvi la verità, guardate bene, non è che sia una delle più esaltanti. Ecco, notate per esempio i personaggi molto schizzati, qui sotto c'è poca, insomma, anche l'acqua del fiume non è rappresentata, non sembra neanche un disegno di Ferri. Comunque. Ecco qua, anche Zagor stesso, insomma, non mi sembra. Insomma, io questa cover, no, devo dire, nonostante io sia un grande ammiratore del maestro, insomma, questa cover è molto deludente, ecco, lo devo dire. Ma ecco, passiamo alla seconda di copertina, dove, ribadisco, c'è, diciamo, solo la rubrica dei Burattini. In questa rubrica, questo mese, Burattini parla di un'intervista che venne fatta a Gallieno Ferri quando diciamo, l'intervistatore, l'interlocutore gli chiese quali, diciamo, cosa lui preferisse disegnare e Gallieno gli spiegò che lui preferiva le ambientazioni fantasy, mystery, specialmente se ambientate in foreste con palude stagnanti. Quindi, come tutti sappiamo, lui era un maestro nel rappresentare questo tipo di scene, di ambientazioni. In più Burattini spiega pure come per un certo periodo lo stesso Ferri, che ovviamente collaborò in maniera fattiva diciamo, alla realizzazione, all'ideazione di questo mondo diciamo, che ospita il nostro supereroe italiano, e dicevo come Ferri fu anche autore dei testi per un certo periodo, come nella fattispecie, tant'è che qui proprio nell'introduzione Lotta sul fiume abbiamo testi e disegni di Gallieno Ferri, quindi anche i testi sono di Gallieno, insomma. In questo numero abbiamo la conclusione dell'avventura iniziata in precedenza che vede protagonista l'uomo volante, Marcus, l'illusionista. Diciamo un personaggio da circo che praticamente ha plagiato una tribù di pigmei ai suoi voleri e cerca di crearsi un regno nella foresta, un regno diciamo a scopo di lucro. Ovviamente Zagor lo metterà ben presto a tacere per dire, per usare un eufemismo. Ancora una volta in queste vignette mi sono reso conto, scusate perché sposto un attimo, ecco qua la videocamera, mi sono reso conto come già fin dagli esordi Zagor, diciamo, era rappresentato come una sorta di supereroe, perché le cose che faceva erano, diciamo, non erano normali, ecco, tra virgolette, un uomo dotato di un'agilità e di una forza sovrumana, eccezionale, che riesce a scampare a mille situazioni pericolose. In questo numero anche aiutato dal povero Cico, che ogni tanto, specialmente nei primi albi, era, diciamo, fattivo, collaborativo per quanto riguardava le avventure del nostro Zagor, tant'è che
fin dal primo numero è Chico che salva Zagor da una situazione di annegamento, se ben ricordate, ecco. Successivamente, man mano, specialmente negli ultimi tempi, la figura di Chico è sempre un pochettino in secondo piano, insomma, ecco. Questa è soltanto una constatazione mia, niente di che, ecco. Vi mostro ancora alcune tavole in cui Zagor affronta questo benedetto uomo volante, che riuscirà alla fine a sconfiggere. L'uomo volante tornerà nel corso degli anni fino a un'avventura molto recente in cui però tutti voi sapete che fine ha fatto. Qui già si vede che Zagor gli tarpa le ali e riesce a farlo precipitare, insomma, a metterlo fuori combattimento. A quel punto, diciamo, i pigmei sono facilmente, diciamo, in balia della volontà di Zagor, e quindi l'avventura si conclude felicemente. E ne riparte subito un'altra. Qui nella didascalia parla di molti giorni sono trascorsi dalla felice conclusione. Ecco qua. E in questa circostanza abbiamo a che fare con un battello fluviale gestito da tizi, da personaggi privi di scrupoli, che intendono in qualche maniera usare questo battello per organizzare dei tavoli da gioco, roulette in particolare, truccati ovviamente, per truffare, diciamo, i passeggeri. Ecco, questo è il sunto di questa vicenda. Ovviamente Zagor cercherà di, vedete qui come con facilità riesce a scominare uomini molto possenti e enormi praticamente, come per esempio anche questo tizio che lo tiene dietro, lo fa volare via, lo butta via come se fosse un filo d'erba. E come fa volare via fuori dall'acqua, cioè non fuori dalla nave, in acqua, questo gigantesco nero. E Zagor è un supereroe, c'è proprio da fare. È come sempre, come se fossero birilli. Questa scena è ripetitiva, se l'hai vista con i pigmei era più accettabile, ma con tre uomini, diciamo, tre marinai grossi e robusti, insomma. Quindi questo presuppone una forza eccezionale da parte del nostro eroe. Quindi forza, agilità, intelligenza, tattica. Cioè, Zagor è veramente un vero supereroe, l'unico supereroe italiano. Nessuno può superarlo. Ovviamente è anche molto affascinante. Le donne subiscono il suo fascino. E quindi, chi non vorrebbe essere Zago? Ecco, qui abbiamo Chico alle prese con dei caimani, come potete vedere, insomma, delle scene un po' così. E niente, la vicenda si trascina avanti fino al classico continua, perché non si conclude in questo numero. Ecco qua, io ovviamente faccio vedere qualche tavolo. Voi appassionati di Zagor conoscete benissimo, anche qui, anche in queste tavole, si vede come riesce a battere quasi facilmente un energumeno colossale, insomma, come se nulla fosse. Ecco, Zagor è Zagor. Detto questo, arriviamo alla tavola conclusiva con il classico continuo e alla solita cartolina con cui viene rappresentato la cover del numero 4 di Zagor della serie Zenith Gigante, Corvo Giallo. Alla fine abbiamo la terza di copertina con, diciamo, una serie di indicazioni, ma non c'è un indice, ecco, in questo tipo di ristampa cronologica. Quello che mi lascia un po' perplesso è la mancanza di un indice, la mancanza di una pagina, diciamo, come dire, la pagina di presentazione col titolo, col logo dell'eroe, diciamo, come viene fatto in tutti gli altri albi. Qui si parte immediatamente, incollata subito, si parte subito con la prima tavola, non c'è nulla, è al risparmio più totale.
E quindi dicevo, la terza di copertina con la pubblicità di Zagor, Le origini, che è tutta un'altra cosa, molto, c'è cioè una serie diciamo, ben fatta, veramente molto bella, con dei bellissimi disegni, insomma, un formato, una carta cioè, che rende al meglio il colore, insomma. Qui invece siamo di fronte alla classica ristampa cronologica. Del nostro eroe, che io continuo ad acquistare e continuo ad acquistare, non essendo in possesso diciamo, degli albi originali, e pertanto ci tengo ad avere, diciamo, questa nuova collezione, cioè a recuperare con questi albi la vecchia collezione di Zagor, perché in fin dei conti, tavole a colori, anche se le storie sono sempre vero, insomma, quello che è, cioè, essendo una ristampa cronologica, è chiaro che quelle sono le storie. Poteva forse essere leggermente migliorata, in considerazione anche dell'aumento del prezzo a 3,50 euro, almeno una pagina con logo, diciamo, con la Zagor, con i personaggi, insomma, riepilogativo, diciamo, dell'albo, con un indice, poteva essere inserito, però queste sono mie considerazioni del tutto personali, che nulla tolgono, diciamo, alla validità delle storie di Nolitto e Ferri. Detto questo, il vostro umile cronista vi lascia, con un grosso abbraccio dal profondo del suo cuore, dandovi appuntamento sempre a voi piacendo per il prossimo video, e augurandomi nel contempo un buon proseguimento di giovedì pomeriggio. Il weekend è quasi alle porte.